Neri nei turni frasettimanale, in un'atmosfera fredda vista la temperatura e la neve scesa in giornata, scatta l'era Rimini 3.0. Marco Martini debutta come primo allenatore sulla panchina biancorossa dopo aver fatto il secondo a Righetti e a Cori, gli altri due allenatori che si sono alternati quest'anno in panchina. L'avversario di quelli tosti, Vicenza, che dal 27 dicembre è sotto la cura Michele Serena, ex terzino di Fiorentina, Inter e Parma, solo per citarne alcune. Al primo, il Vicenza, si rende pericoloso questo tiro di Laurenti che termina al lato. Poco dopo Giacomelli scambia con Bianchi, numero 10 entra in area di rigore, seguendo questo traversone sul quale Nava si salvano senza panni. Primo piano meritato per Martini al debutto. Al 12esimo Palma sfiora la marcatura, sarebbe la prima con la nuova maglia, ma la sfera termina alta. Da punizione invece Giacomelli scalda così i guantoni a Nava. Dalla panchina arrivano le indicazioni, ma il gioco non cambia. Bianchi arriva al traversone, ma Guerra viene chiuso toccando lui per ultimo la sfera. 40esimo, Giacomelli scambia con Curcio, tocco per Guerra, tiro di quest'ultimo deviato in corner. A 42esimo Curcio arriva alla conclusione, ma Nava si fa trovare pronto. Nella ripresa i Rimini si getta in avanti con questo tiro di Guibre da fuori area, pallone che termina al lato. Dall'altra parte Laurenti apre per Giacomelli che va al tiro al giro, ma la sua conclusione è troppo debole per imperserire Nava. A 65esimo invece Simoncelli inventa per Volpe, l'attaccante va via Bianchi e Bizzotto, ma trova Grandi a negargli la gioia della rete. Questa rimarrà l'unica occasione del Rimini nel corso della ripresa, la più limpida di tutto l'intero match. A 68esimo Giacomelli da calcio piazzato spara alle stelle, ci prova anche Arlotti entrato nel corso della ripresa, ma il suo tiro è una semplice chiamata per Grandi. Dall'altra parte arriva l'angolo per il Vicenza, ma la conclusione del centrale Bizzotto è sicuramente da dimenticare. L'occasione più importante per il Vicenza arriva al 78esimo, Tronco mette al centro, Cimelli colpisce la sfera di testa, Nava ci mette i guantoni sulla ribattuta, Arma è entrato nel corso della ripresa, centra l'incrocio dei pali. Nel finale ci prova anche Montanari che arriva in spaccata con un nulla di fatto. Rimini e Vicenza terminano qui la loro gara solo 0-0, un punto che muove la classifica soprattutto per il Rimini e regala a Martini un buon debutto.